Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Io sono Miss Giulia e questo è un video di Diamond Painting con il sito Everyday Ideals. Ve lo scrivo anche qui in sovraimpressione e andremo insieme a realizzare il primo Diamond Painting, il mio primissimo Diamond Painting. Quindi già ve l'ho mostrato nell'unboxing, vi lascio qui nella i di informazione appunto il video dell'unboxing e andiamo a realizzare appunto questa tela qui. Aspettate, questa è quella con il sole, anche quella voglio mostrarvi perché l'ho presa sempre appunto dal sito di Everyday Ideals. Vado a realizzare come prima tela questa qui con i due uccellini, davvero molto carina. Questi sono appunto i diamantini tondi, ognuno appunto è numerato, e poi come vi dicevo anche nell'unboxing c'è appunto questa pennina, la colla e questo contenitore per i diamantini. Vi mostro anche l'altra tela che avevo preso, vi lascio ovviamente sempre il link in descrizione. Questa appunto è con il sole e con la luna, stesso discorso, i diamantini tutti numerati e poi sempre con pennina, colla e contenitore. Adesso andremo a realizzare insieme questo qui. Siete pronti? Iniziamo! Eccomi, ho terminato appunto con il numero 8, vedete, questo è il risultato. Adesso ovviamente i diamantini del numero 8 sono avanzati, li rimetto di nuovo all'interno della bustina e la metto da parte, ovviamente la chiudo per bene, la sigillo. Ecco qua, con un po' di scotch. E adesso la prossima letterina è appunto la lettera L, vedete? Per andare a completare questi spazietti anche sopra. La lettera L corrisponde appunto alla bustina numero 20. Ed eccola qui. Questa è la numero 20. E si riparte. Giorno 2, questo è il risultato, vedete, ho inserito tutti i diamantini qui sul bordo e sono molto soddisfatta del risultato. Giorno 3, continuo a inserire tutti i diamantini nella parte sinistra della tela. Adesso sto realizzando appunto il numero 8. Thank you.
adesso vado a prendere il colore numero 7 ed eccolo qui, questo è il 7. E se ci fate caso, sulla tela il numero 7 è presente sia qui in basso, aspettate proprio questo, e anche sul viso del primo uccellino. Quindi adesso realizzo quest'altra parte con i diamantini e poi procedo a realizzare tutti e due gli uccellini con tutte le varie sfumature di colore. Ovviamente non vi mostro tutte le sfumature perché sennò il video diventa troppo lungo. Vi mostro direttamente il quadro completato. A tra poco. Ed ecco qui il mio primissimo diamond painting completato. Io l'adoro, ragazze, questi colori stupendi, cangianti, luminosi, vedete? Sono davvero, è davvero bellissimo. Non mi aspettavo questo risultato bello wow di impatto visivo. Poi queste sfumature di rosa, di lilla, di celeste, cioè una più bella dell'altra. Vedete tutte queste sfumature, questo degradé, davvero davvero bellissimo. Ve lo straconsiglio come hobby, io mi sono rilassata tantissimo a realizzare questa tela in diamond painting. In pratica ho impiegato all'incirca, sì, 4 pomeriggi, ma con molta calma, con la musica in sottofondo oppure qualche telefilm, e sono appunto riuscita a terminare la mia primissima tela in diamond painting. Ringrazio ovviamente il sito Everyday Ideals per aver scelto di collaborare con me. Io ve lo straconsiglio questo hobby, vi ripeto, mi sono divertita tantissimo, rilassante. È proprio un hobby del genere tipo stai senza pensieri, stai lì con i tuoi colori, piano piano con la colla ti metti tutti i vari diamantini ed è davvero davvero rilassante, un hobby davvero con hashtag stai senza pensieri proprio. L'ho definito in questo modo. Bibi e Coco sono davvero graziosissimi, lei Bibi e lei Coco. I diamantini mi sono avanzati, sono davvero tanti tanti diamantini, non so se notate dalla bustina, ne sono davvero tantissimi, e volendo con questo vado a realizzare un progettino che ho in mente. Poi prossimamente lo svilupperemo insieme se vi va. Ovviamente anche la colla è avanzata, vi dico tutto. Anche la colla, vedete, ho utilizzato soltanto questo piccolo triangolino e adesso ho ancora la colla, ancora il pennino, e quindi posso realizzare altre cosine. Non vedo l'ora di trovare una cornice adatta appunto a questa tela, perché voglio assolutamente appenderla in camera mia. Infatti da qualche giorno ho anche rinfrescato le pareti della camera con una delle nuance appunto rosa che è presente appunto nella tela, e quindi ed è perfetta per la mia nuova cameretta pimpata. Poi ve la mostrerò anche all'interno della cameretta, perché ho intenzione di mettere anche altri quadri, altre foto, altre cosine per andare un po' a personalizzare la camera. Per chi si fosse perso l'unboxing del sito di everydayideals.com, ve lo lascio qui nella i di informazione. Lì potete vedere tutte le varie sezioni, ovviamente vi lascio il link di questa tela anche in info box per chi volesse appunto acquistare direttamente questa tela qui o anche altre, sono una più bella dell'altra, c'è una... farete davvero tanta difficoltà soltanto a scegliere la tela, perché ne ha davvero un miliardo, ne ha davvero tantissime. E ovviamente ci sono varie sezioni che vi metterò sempre in descrizione, tutti i vari link. C'è la sezione dei $3,99 dove tutti i diamond painting sono su per giù su quel costo lì. Poi c'è la sezione dei $4,99 e c'è anche la sezione del paghi uno e prendi due tele di diamond painting. Io ovviamente vi consiglio questo hobby, è davvero rilassante e spensierato. Come dicevo prima, hashtag stai senza pensieri. Niente ragazze, io vi lascio con questo video, spero sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi progetti, nuove cose. Ciao ciao a tutte!